Ciao a tutti ragazzi, io sono Area08 e benvenuti in un nuovo video di Civilization 6. Come potete vedere, stiamo giocando Giulio Cesare, il nuovo leader di Roma, uscito da pochissimo, insieme ad altri nel Leader Pass. Prima di cominciare volevo dare un'occhiata alla sua abilità, Veni, Vidi, Vici. Più 200 oro ogni volta che conquisti una città per la prima volta, o 100 oro quando guadagni oro da un avamposto barbarico. La quantità di oro ottenuta in entrambi i casi diventa più 500 dopo la scoperta dell'acciaio. Penso sia un'abilità ok, non è eccessivamente forte, non è eccessivamente debole. Se la paragoniamo all'abilità di Traiano, che è, per chi non lo sapesse, che le sue città partono sempre con un monumento già costruito, la trovo leggermente più scarsa perché innanzitutto il monumento costa 240 d'oro. E già qua vedete la differenza, insomma. L'abilità di Traiano sembra valerne più la pena, tra virgolette. Ma a parte questo, la cultura data dal monumento iniziale, rende Traiano molto più versatile, secondo me, perché può fare tranquillamente una guerra, visto che, arrivate molto prima a filosofia politica e quindi molto prima entrerete in oligarchia. E per dirvi, di solito si arriva a filosofia politica intorno al turno 60. Con Traiano potete riuscirci anche al turno 40. Quindi fare una guerra con 20 turni di anticipo è veramente non una cosa da niente. E poi semplicemente la cultura è una delle economie più importanti in questo gioco, soprattutto in early game. Quindi secondo me lo rende più versatile. Giulio Cesare invece è un pochino più incentrato sulla guerra nuda e cruda, diciamo. Con lui più conquistate, più soldi avrete, quindi semplicemente lo trovo una sorta di one trick pony dominio, ecco. Quindi diciamo che se lui vuole la guerra e la distruzione, noi porteremo guerra e distruzione. Questo è il nostro start. Non l'avete vista all'inizio perché è successo appena sono spawnato, ma abbiamo trovato un altro continente che è il Cratone del Congo, grazie al quale abbiamo avuto il boost al commercio internazionale. Detto questo, io fonderei la città proprio sul posto. Vedo un pochino di colline nude, chiamiamole così, senza caratteristiche sopra, tipo questa, questa, questa. Dove può spawnare il ferro? E il ferro per noi è fondamentale perché ci servono per le legioni. Facciamo uno scout. Cerchiamo di trovare anche un avamposto barbarico, così sfruttiamo subito l'abilità. Allora, andiamo verso Sergio. nord. Andiamo verso nord e troviamo il così si chiama bacino dell'Uvsnur. Va bene. Non so se ci fonderò una città vicino perché non sembra esserci una fonte d'acqua fresca, quindi. Allora, con questo scout andiamo verso sud. Io farei anche un altro scout, sinceramente, e lo manderei verso est. Abbiamo trovato il nostro primo campo barbarico. Cerchiamo di ucciderlo il prima possibile, così ci prendiamo questi soldini. Gioco magari senza laggare, mi faresti un favore. Allora, sembra che stiamo verso l'estremo ovest di questa mappa, perché è una Pangea, quindi se qua c'è il mare, in teoria dovrebbe essere proprio la fine della mappa. Vai. Ok. Quindi con questo andiamo verso est. No, scout basta. Siccome non siamo ancora arrivati al nostro. Alle nostre due popolazioni per fare un colono, direi di mettere qualche turno di produzione nel monumento. Allora, io prima mi curerei un attimo. Allora, abbiamo trovato Valletta. Valletta è una città stato militare, potrebbe esserci utile, anche se non avremo una diciamo un income di fede fisso perché non farò dei luoghi santi, quindi il suo bonus, ovvero quello di
quello di comprare edifici nel centro cittadino con la fede, per adesso è abbastanza inutile, però poi vediamo. Ah, vediamo di trovare la nostra prima vittima, se ci riusciamo. Prendiamo. Vai, assaltiamo il clan. E ci dà 130 invece di 30. Molto, molto, molto buono. Grazie al quale possiamo comprare addirittura il prossimo turno un costruttore. Ok, allora. Gott grüße euch, Geselle. Ich bin Kaiser Friedrich. Abbiamo trovato il Sacro Romano Imperatore Federico Barbarossa. Uno spawn un po' infelice sulla tundra, va bene. Sarà sicuramente la nostra prima vittima. Andiamo a vedere dove ha messo le altre città. Tu continua ad andare verso ovest. Ok, dovrebbe aver fondato tutte le città in teoria. Ok, io vedo che stanno spawnando altri. Altri campi. Io assolderei un guerriero per sicurezza. Al suo meglio l'uomo è. Allora, prendiamo disciplina, siccome stiamo combattendo dei barbari, prendiamo il Dioré, il più classico dei classici degli start. A che ci proponi? 40 gold. Buono. Ci hai dato in parte i gold che abbiamo speso per prendere il nostro guerriero. Allora, andiamo su commercio internazionale, quindi ovviamente su questo continente ci siamo solo noi. Sapete che questo potrebbe essere tranquillamente un game da. Come si chiama quella meraviglia? La casa de contratación, se non sbaglio, sì. La casa de contratación. Che ci dà un botto di economia in più se abbiamo tante città non sul continente d'origine. Dove fonderò la seconda città? Dipende dove sta il ferro, giustamente. Andiamo verso questo campo, va. Tu curati del tutto, se puoi. Ho visto anche un'altra persona, però per il momento non la troviamo, se no ci troviamo circondati e qualcuno prima o poi ci dichiarerà guerra e io non voglio. Andiamo verso il campo. Comunque la mappa sembra estendersi in realtà. Molto strana questa Pangea, molto strana con questo mare in mezzo, la terra così stretta. Ok, ci siamo. Ah, tra quanto posso rifare il raid? Tra 3 turni. Vabbè, allora intanto devi dare qualche mazzata in testa a quel barbaro. Ok, adesso ci curiamo di nuovo. È apparso un nuovo campo, che è successo? Ah no, ho trovato semplicemente il campo, va bene. Tu ti puoi difendere, secondo me se ti difendi ce la fai a sopravvivere. Beh, delegazione è benvenuta, va bene. Ok, uccidiamolo prima che trovi la nostra città comincia a spawnare l'inferno. Andiamo qui. Ok, abbiamo il nostro colono. Come vedete, il nostro scout si difende abbastanza bene. Allora, dove possiamo mettere la nostra città?
Intanto compriamo un costruttore. Adesso compriamo un costruttore. Prima dobbiamo un attimo levare il colono di mezzo. Dove lo possiamo mandare questo colono, appunto? E io direi qui, proprio a ridosso della. A ridosso della casella di deserto. Ah, torniamo qui dentro. Ok, compriamo il nostro costruttore. E finiamo il nostro monumento per adesso. Di questo distruggiamolo, non mi interessa avere altre entrate d'oro, questo lo curiamo. Aspettiamo un attimo che se ne vada il barbaro, altrimenti potrebbe prendermi il costruttore e non sarebbe una cosa ideale. Che fa, si suicidava sulle nostre porte e abbiamo distrutto il campo? Ok, torniamo indietro. Qua sotto forse c'era un altro campo. Vediamo se riesco a trovarlo. Ok, si suicida sulle nostre mura, va bene. Molto strana questa Pangea, molto molto strana. Allora, per adesso penso che possiamo fare tranquillamente un'amicizia con lui, tanto non penso che lo avremmo attaccato entro 30 turni, quindi almeno lo facciamo per non farci attaccare. Ok, un altro villaggino, buono. Ok, dov'è il ferro? Ce l'abbiamo qui e basta. Pensavo di averne un po' di più, sinceramente. Ok. Venti di fede, molto buono, così almeno possiamo togliere il diore che abbiamo già il nostro Pantheon. Allora, andiamo a migliorare innanzitutto questa casella di grano. Andiamo verso la lavorazione del ferro. E quindi forse sapete che ci serve. Forse ci serve Victor. Fatemi vedere. Forse ci serve Victor con la sua promozione. L'accumulo delle risorse strategiche guadagna extra uno, più 1 per turno. Altrimenti l'altra opzione è Magnus. Il costo delle risorse strategiche per le unità è ridotto dell'80%, però questi sono tre titoli governatori. No, preferisco Victor. Allora, tu mi fai un monumento. Anche se in realtà potrei già alloccare il nostro. Ah no, ne abbiamo due. Che cavolo dico? Ne abbiamo due di risorse. Una era qua, non l'avevo vista. No, allora siamo a posto. Ma pure qua, Madonna, ma sono cieco. Sono completamente cieco. Perfetto, perfetto. No, no, allora non ho bisogno di governatori strani, diciamo. Allora, prendiamo altro oro da questo campo. Andiamo a vedere qui. Purtroppo non c'è Dio della Forgia, che era quello che diciamo mi interessava un pochino di più, che era diciamo un po' di più di produzione verso le unità, però va bene, dai, prendiamo Dio degli artigiani e passa la paura, giusto? Tanto non c'è niente di meglio, penso.
Beh, prendiamo degli artigiani. Tanto voglio dire, le stiamo per migliorare queste caselle, quindi. Sì, mi stanno bene queste caselle che stai lavorando. Allora, io direi di cominciare a fare il nostro accampamento. Dove lo facciamo? Direi proprio di farlo qui. Lo facciamo qui, amen. Qui possiamo mettere uno splendido campus più 3, che è molto buono. Qui mettiamo il nostro accampamento. Cominciamo a farlo. Tu mi esplori un attimo a sud, anche se penso che la mappa sia praticamente finita qui. Qui comunque non c'è nessun campo, forse era venuto da qua. Non sono sicuro. Ogni nazione vive di scambio. Leviamo gli ore, lasciamo la disciplina. Sì, qua è tutto chiuso, perfetto. Allora andiamo da quest'altra parte. Ok, qui abbiamo esplorato tutto. Andiamo verso il primo impero. Oh, un villaggino, buono, buono. Allora, portiamo il nostro... Cerchiamo di portare il nostro guerriero verso questo campo per distruggerlo. Ok, sta attaccando le unità di Federico Barbarossa, per fortuna. Ok. Direi di andare a prendere anche l'altro ferro. Un costruttore. Con questo costruttore io però voglio riprendere una... Allora, per il momento lo lasciamo qua perché sennò i barbari ce lo rubano. Aspettiamo che torni questa unità. Ok, diamo un colpo qui. Riportiamo il nostro scout verso casa. Forse riusciamo a prendere il campo. Ok, distruggiamo quest'altro arciere e poi torniamo sul campo. Non mi dovrebbe rompere le palle questo costruttore. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Vediamo un po'. Infatti non mi rompe le palle. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Alcuni leader li ho scelti io da avere contro perché... Sono usciti quelli nuovi, io ho voluto metterli giusto per vedere così le loro animazioni, i discorsi che fanno, la loro voce, tutte queste cose molto carine e innovative che... Così, giusto perché erano nuove, quindi ho deciso di vederli. Quindi abbiamo Nzinga, abbiamo Abraham Lincoln, abbiamo Saladino il Sultano e ovviamente Giulio Cesare che siamo noi. Andiamo verso ovest ancora. Qui è la fine della mappa. Qui non c'è nessuno probabilmente. Tra 9 turni possiamo cominciare le nostre legioni. Io costruisco la mia caserma nel frattempo. Forse potrebbe essere lei la prima a morire, eh? Ve lo dico. Perché ha fatto un settling molto molto aggressivo. Allora, prendiamo questa risorsa di ferro.
Ok, curiamoci. Beh, andiamo a esplorare i suoi territori, allora. Prendiamo questa casella di pietra, così prendiamo anche un bel boost. Alla, come si chiama? Muratura. Vai, vai, colpite. Ah, sapete che faccio? Io disperdo il clan. Disperdo il clan perché stanno spawnando troppe unità là. Sinceramente, e non ho voglia di stare a combattere con loro. Mi stanno facendo la guerra loro due, per caso? Eh già, loro due sono in guerra. Buon per me, buon per me. Mi sa sì, quella mappa è finita. In teoria avremmo avuto tanto spazio per noi, però. Non ci serve questo spazio. Ok, lo scatto si suicida. Noi portiamo i nostri guerrieri verso casa. Tu prendi il boost. Beh, vediamo se c'è magari un campo o qualcosa. Che stranissima Pangea che è, stranissima. Stai morendo per caso, Federico? Vai, curiamoci. Te posso colpirti tranquillamente. No, perché mi stai lavorando quella casella? Lavorami questa. Ah, con l'ultima. Con l'ultima carica io. Non so cosa migliorare in realtà. Ok, Berlino è stata presa da Danzinga, va bene. 373 di. Forza militare non è per niente poco. Sto pensando dove poter fare anche la nostra piazza del governo perché. Non è che abbiamo, diciamo, città molto vicine tra noi, quindi poi ci pensiamo, poi ci pensiamo. Allora, con quest'ultima carica che posso fare? Miglioriamo una casella di deserto, non so. Non sono un grande fan, però è l'unica cosa che mi viene in mente. Ok, ah, le legioni non sono ancora pronte tra un turno, quindi io farei innanzitutto un addestramento al campo per avere più velocemente il nostro grande generale. Che ci aiuta in battaglia. Mamma mia, guardate che strana Pangea. Se qui c'è qualcun altro mi sento male, mi sento assolutamente male. Che è totalmente isolato dal mondo. Ogni cosa ha. Ok, devo trovare in esattamente 2 turni. In 2 turni devo trovare 2 punteggi epoca, altrimenti sono costretto a fare. Le nostre legioni. Vediamo un po'. Andiamo su muratura, ci serve per l'ariete. Allora, a questo punto comincio a farmi il commerciante. Ma fermiamoci un secondo. Oh, granata. Granata mi piace. Non è utile questa partita, però. Qui vedo dell'altra terra comunque. Però è carina, a me piace. Il suo miglioramento di casella è molto molto carino. Allora, andiamo al prossimo turno.
l'abilità. Ok. Cominciamo a fare le nostre legioni. Mettiamo Agoghe. Pianificazione urbana va benissimo. Andiamo verso il primo impero, che così prendiamo il nostro primo governatore. Ce la faccio ad ucciderlo questo? Ha voglia se ce la faccio? No, non ce la faccio. Cazzo. Forse ho appena ucciso questo scout, sapete? Vedi, vedi come ti vorrò bene tra un po'. Guarda indietro al passato. Ok, mi ha salvato. Mi ha salvato il guerriero. Il guerriero di Preslav. Va bene, va bene. Allora, prendiamo il governatore. Io a questo punto direi di prendere Magnus. Lo mettiamo a Roma. Andiamo verso la manodopera di Stato. E ragazzi, l'episodio finisce qui. Ci stiamo preparando per la guerra, probabilmente contro Nzinga. O forse no, forse è meglio contro Federico, anche se in realtà siamo ancora amici suoi, quindi non possiamo. 11 turni sono tanti, quindi probabilmente sarà Nzinga. E niente, io come al solito vi ringrazio di avermi seguito. Se volete lasciate un mi piace e un commentino, che a me fa sempre piacere. E noi ci vediamo al prossimo episodio.